Ciao a tutti e benvenuti al Purple Stories. Questo pomeriggio barra sera ho il piacere di avere qui con me una scenografa ombra di nome Martina Pagliacci. Prego. Ciao Marti. Buonasera. Ciao, ben trovato. Accomodati. Allora iniziamo la puntata sapendo i tuoi dati. Quando sei nata, dove vivi e da quanto ti occupi del settore? Ok, allora, io mi chiamo Martina Pariani, sono nata il 6 aprile del 92 a Foligno, vivo a Bevagna, ma diciamo che per l'altra parte dell'anno vivo anche a Firenze. Dove studi. Studio, esatto. E studio appunto scenografia. Da quanto tempo? Da 3 anni, questo è il terzo anno e si sta per concludere, quindi speriamo bene. Grazie al lupo. Grazie al lupo, grazie. Allora, la sceneggiatura è un testo con storie d'opera, dialoghi dei personaggi, eccetera. È destinato ad essere girato o filmato per diventare quindi un film. Come è nato questa tua passione? Questa passione nasce, allora, innanzitutto è nata prima attraverso il disegno. Nasce già da quando avevo, diciamo, 10 anni. Facevo la quinta elementare e già sognavo di fare comunque una carriera artistica. Mi piaceva molto disegnare, dipingere. Diciamo che l'ultimo anno di mentre ho fatto la terza media, finita la terza media, un professore mi chiamò per fare la scenografia del Rugantino. Per me era la prima scenografia, io avevo già iniziato a fare liceo d'arte a Spoleto, ma è stata una bella esperienza perché lì proprio sono entrata dentro. Logicamente era molto amatoriale, con cose che non si utilizzano neanche per la scenografia, molto arrabattata, diciamo. Però è stata veramente una bella esperienza e da lì è nata proprio questa passione. Ti piace, interpreta, attenzione, parlare con il pubblico attraverso l'allestimento? Comunicare. Sì. Attraverso un allestimento, sì. Una scenografia. Guarda, io comunico molto attraverso il disegno, attraverso la scenografia, diciamo che fa parte di me. Non comunico tanto verbalmente, questa è una cosa che faccio poco, forse dovrei farlo di più. Lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo, infatti. Ho un piccolo primato. Infatti, esatto, bravissimo. Ok, crei messaggi subliminali attraverso questo? Tanti, tantissimi, ma non solo attraverso i miei disegni, ma anche cerco i significati anche nelle altre opere. E quindi utilizzo le altre opere per magari far capire qualcosa a qualcuno, o creare un legame con qualcuno. Sei più appassionata di teatro o cinema? Di teatro, assolutamente. Perché il teatro, non lo so, lo vedo come una casa, visto che ci ho passato un po' di tempo. Hai fatto mai teatro come recitazione? Sì, diciamo di sì, via. È stato anche quello a livello amatoriale, ma è stato molto divertente. Ho fatto Rinaldo in campo, faceva Angelica, la protagonista dell'opera. A tuo pensiero, internet aumenta il rimanere a casa, dato che stiamo parlando di uscita, che sia cinema, teatro, c'è un'uscita della persona. Certo. Internet aumenta lo stare a casa? Aumenta sicuramente lo stare a casa, perché attraverso internet ora si può vedere veramente qualsiasi cosa, quindi
diciamo che la gente è più pigra forse oggi anche nell'uscire la sera, però per quanto riguarda il teatro, poi per il cinema logicamente uno lo può vedere anche in TV a casa, ma per quanto riguarda il teatro, vederlo attraverso un filtro che è quello televisivo non rende lo stesso, non è lo stesso. Che tipo di spettacoli vai ad allestire? Allora, quelli che come ho già... diciamo genere. Allora, con l'Accademia diciamo che abbiamo trattato per lo più opere teatrali come ad esempio quest'anno abbiamo fatto il Barbiere di Siviglia. Poi invece nell'esperienza diciamo che ho avuto qui a Bevagna con questa piccola compagnia che avevamo creato era più rivolta verso il musical. Abbiamo fatto spettacoli da Forza Venite Gente a Rugantino a Rinaldo in Campo e sono stati molto belli. Forse preferisco di più il musical rispetto a all'opera e altri. Quanto impieghi in una realizzazione, mi permetto di definire come opera, in una tua realizzazione? Non saprei perché un'opera non l'ho mai fatta. Opera inteso? Sì, come okay. Opera. Ok, diciamo che i tempi sono sempre ristretti. Nella realtà uno scenografo reale, perché io ancora comunque non sono scenografa, non lo faccio per mestiere ancora, ma uno scenografo dovrebbe impiegare pochissimo tempo, un anno credo, un anno sia sufficiente per realizzare. Beh, e poi si realizza, non è poco ma nel frattempo, cioè è veramente tanto, poi ora magari ci sono più scenografi che si occupano solamente della scenografia, ma prima ad esempio Zeffirelli e altri scenografi, registi che si occupavano sia del costume, della scenografia, della regia, e lì c'era veramente tanto lavoro. Parlando di intrattenimento, a tuo pensiero cos'è? È essenziale come domanda, però si accomuna. Siamo nella vita ingordi di intrattenimento? Sì, io direi di sì. L'intrattenimento secondo me forse ora sta andando troppo verso telefoni, social, altri tipi di intrattenimento. Forse anche per, mi permetto di dire che ci sono di mezzo, perdi il tempo. Forse. Sì, anche si perde molto tempo per cose inutili forse. Inutile. Purtroppo. Il tuo ruolo trova più affinità con uomo o donna? Il sceneggiatore. Diciamo che entrambi i ruoli. Indifferente. Indifferente, sì. Il tuo ruolo è fratello del compositore musicale dell'attore? Sì, anche. In qualche modo. In qualche modo c'entra sempre. Quanto tempo impieghi per un allestimento? Allora, non ho mai fatto un allestimento vero e proprio, non ho comunque lavorato la scenografia vera e propria, anche perché ancora non sono laureata, quindi manca poco però. Però ho lavorato con qualche spettacolo amatoriale, ho fatto qualche scenografia, più o meno 3-4 mesi di lavoro ci vogliono, sì, secondo me. C'è un luogo nel mondo dove questo è più affermato? Dove la sceneggiatura è più affermata? Non lo so, sinceramente. Comunque l'Italia penso che sia uno dei paesi dove il teatro è... cardine. Certo, è molto... Anzi, forse è andato perso un po' negli ultimi anni. Si dovrebbe... tornare più a teatro, a vedere spettacoli, anche perché sono cose molto belle che danno anche molto piacere vederle, non solamente magari al cinema, c'è più contatto anche con gli attori. Hollywood è una meta
per le scenografie, parlo da ignorante, parlo da ignorante. Ma sicuramente Hollywood è... cinema. Il cinema, insomma, sì, molto, molto ambito per uno scenografo, per un regista, per un costumista. Sarebbe un po' il sogno di tutti, no? Per un attore soprattutto, certo. Anche. Le sceneggiature possono nascere da idee originali oppure possono essere basate su romanzi, testi teatrali o addirittura su altre sceneggiature. Mm-hmm. Ti capita di scriverti cosa dovrei fare in un allestimento? Assolutamente. Prendere sì, appunti. Sì. Prendere appunti, sì, sì. Guarda, io sono poco... non li prendo molto, sinceramente. Più il ricordo, il pensiero. Però sì, faccio magari qualche schizzo, più che un appunto, uno schizzo vero e proprio che mi fa capire l'idea che ho avuto in quel momento. Quanto è importante anche saper sognare nel tuo lavoro? Molto. Ah, sognare moltissimo, sognare e immaginare. È la diciamo il come l'aria. L'organizzazione. Questa è una frase di vita, secondo me. Però mi allaccio un pochino a quello che stiamo dicendo. L'organizzazione è alla base del successo. Sì. Sì. Potrebbe anche... guarda, io in ero molto organizzata un tempo, diciamo così. Poi invece negli ultimi anni sono meno organizzata, ma sì, diciamo di sì. Fondamentalmente una buona organizzazione è fondamentale. Ne parlavamo tempo fa. Quanto è difficile fare le cose semplici in un allestimento? Moltissimo. Realizzare una scenografia semplice e diretta, perché poi è quello che ti rimane più impresso, no? Penso che sia la cosa più complicata che ci può stare, ci può essere. Altro taglietto minuscolo. Ti piace lavorare in Italia? Assolutamente sì. Tanti partono, vanno all'estero, però sinceramente non lo so, casa è casa, quindi sì. Allora, mia cara, devo comunicarti che siamo giunti alla fine di questo momento. È stato un piacere, anche se è stato realizzato in due parti, perché la prima parte aveva... grazie. Salutiamo Luca, che non sì. C'è oggi, ma ci sarà. E ti auguro buona fortuna per i tuoi studi, per i tuoi prossimi allestimenti. Grazie. E ti auguro buona vita assoluta. Allora, ricorda il mio canale YouTube, che è youtube.com/thepurparle. Bene. Allestimenti 20 pare. Continuo. E vi auguro buona vita a tutti. Ciao. Ciao.